Buongiorno, oggi è la giornata di manutenzione dei capelli, quindi la giornata in cui faccio la routine più lunga di cura, recupero e gestione dei capelli. Questi sono i miei capelli al naturale, mi sono svegliata poco fa, avevo la coda, quindi diciamo non sono assolutamente in piega, li ho semplicemente pettinati così con le mani, quindi sono da mazza e devo rifare la tinta perché questo è il mio colore naturale con la ricrescita e quindi appunto è la giornata in cui mi occupo di sistemarli, di curarli, di comunque applicare quei prodotti che hanno un tempo di posa un pochino più lungo. La prima cosa che faccio prima di comunque fare la doccia e di applicare tutti gli altri prodotti è fare una maschera. La maschera che io utilizzo è la Olaplex, la numero 3. Io la applico sulle lunghezze bagnate e la lascio in posa per circa, diciamo, sulle istruzioni c'è scritto 10 minuti in oltre. Io adesso la applico, poi finisco di preparare il pranzo e quindi dopo pranzo poi mi andrò a fare la doccia, quindi circa passerà, credo, un'oretta, un'oretta e mezza. Quindi iniziamo. La prima cosa che faccio è semplicemente vado a bagnare i capelli e vado ad applicare la maschera. Bagno anche diciamo, i ciuffi davanti dove ho comunque delle punte. E vado adesso ad applicare la maschera. Questa è la quantità che applico e la vado appunto ad applicare sulle lunghezze. Ok, fatto questo semplicemente li leggo e applico un mollettone per bloccarli. Quindi adesso facciamo passare un'ora e un'ora, un'ora e mezza, quindi diciamo un po' meno più di un'ora e poi ci rivediamo. Dalla doccia, quindi con capelli bagnati, vado ad applicare della My Organics L'Angel Potion e la lascio in posa per 2-3 minuti. Nel frattempo faccio altre cose e poi vado a spazzolare i capelli e poi procedo all'asciugatura e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, il risultato finale è questo. I capelli sono ancora leggermente bagnati, ma fa troppo caldo, non ce la faccio più. Il risultato finale comunque è più che soddisfacente per quanto mi riguarda. I capelli sono morbidi, i capelli sono sani, i capelli sono voluminosi, sono morbidi. E diciamo l'iter, i prodotti in combinata che utilizzo mi consentono appunto di avere un risultato soddisfacente. Come avete potuto vedere, comunque la maggior parte si tratta di prodotti abbastanza costosi perché probabilmente quello che costa di meno è la maschera della Garnier, quella viene all'incirca sui 6 euro, però comunque sono prodotti che mi durano nel tempo. Io con il prodotto Olaplex ci faccio più di un mese, forse anche di più perché comunque ne basta pochissimo. Con la maschera pre-lavaggio la utilizzo non tutte le settimane, non tutti i giorni, quindi la utilizzo al massimo una o due volte forse al mese, quindi
si prolunga nel tempo. Lo shampoo pure è abbastanza costoso, perché costa credo intorno ai 10-12 euro, forse un pochino di più, ma pure di quello ne basta pochissimo. Quindi sono prodotti di alta fascia, media alta fascia, diciamo così, però comunque hanno una durata nel tempo molto prolungata. Mi hanno consentito di ricostruire i miei capelli, perché i miei capelli dopo che avevo fatto in maniera intensiva le decolorazioni a casa erano devastati. L'abbinata tra il lavoro a casa e il lavoro anche del parrucchiere mi ha comunque consentito di ridare vita ai capelli, che erano in condizioni estremamente disastrate, e al momento attuale sono soddisfatta. Considerate che prima i capelli erano talmente tanto devastati che non crescevano, perché arrivati a una certa lunghezza si spezzavano. Invece adesso comunque i capelli stanno ricrescendo, si stanno allungando, mi piace più anche la loro corposità, perché prima erano molto sfibrati, erano molto più sottili, invece adesso hanno molto più volume. In camera forse non si nota, però comunque sono molto più voluminosi i capelli, sono una marea di capelli fondamentalmente che comunque io ho sempre avuto in passato, una marea di capelli, tanti, spessi, invece poi con l'autodanneggiamento, diciamo, li avevo massacrati. Quindi questa è la procedura che io utilizzo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche commento, qualche suggerimento, qualche domanda sui prodotti che utilizzo, potete tranquillamente mettermi lasciarmi un messaggio qua sotto, e vi saluto. Ciao!